Dimmi, Giulia, Giulia Romano. Bene, è arrivato il momento della prova. A sorpresa! Addirittura, speriamo bene. Allora, noi sappiamo che lei è appassionata dei film di Totò, Peppino De Filippo e Alberto Sordi. Ma si ricorderà da dove sono tratte le frasi più famose di questi film? Vediamo. Deve venire, però. Ah, mi devo spostare, hai ragione. Allora. Con questa penna lei dovrà scrivere i titoli. Ah, i titoli? Ah, non si vede l'immagine. Allora, cominciamo da questo qua. Noi volevamo un savoir e la Totò, Peppino e la mala femmina. Quando loro arrivano a Milano. Allora, voto Antonio, era quello il film su Antonio La Trippa, l'onorevole La Trippa, o gli onorevoli credo che si chiamasse, comunque, gli onorevoli e il personaggio che diceva questo, il titolo potrebbe essere sbagliato, era comunque Antonio La Trippa che è affacciato alla finestra del condominio con una specie di megafono artigianale, e diceva voto Antonio. Questo è un film a episodi dove Totò, travestito da donna, dice all'amministratore del condominio, che insomma al quale doveva affittare, pagare l'affitto, no? Che era un film a episodi, forse non mi ricordo adesso se era Totò Truffa o qualcosa del genere, insomma. Anche questa è corretta. Totò Truffa, però mi ricordo anche tutta la scena in cui Totò si traveste da donna perché non voleva pagare l'affitto. Ma questo qua, un americano a Roma, figuriamoci un po', questa è una scena classica, un americano con Alberto Sordi, che lui per fare l'americano voleva mangiare il ketchup, la mostarda, eccetera, poi sta roba la mischia tutta, gli fa schifo e dice ammazza che zozzeria, e riprende il piatto di maccheroni che la mamma gli aveva lasciato da parte perché rientrava tardi per bighellonare nella città, allora riprende i maccheroni e dice maccheroni mi hai provocato e io ti distruggo, e se li mangia, e poi dice la mostarda diamo il latte o diamo il sorcio, la mostarda diamo, ci ammazziamo le cimici, eccetera. E io pago, questa è una cosa che Totò dice in un film quando lo fanno, che lui fa l'avaro e poi gli fanno simulare la morte. Adesso il titolo esatto di questo non me lo ricordo, però mi ricordo esattamente la sua tirchieria che andava anche a comprare la carne e gli fregava il resto. Però il titolo esattamente adesso non mi ricordo se era Totò all'inferno o qualcosa del genere forse. Comunque non faceva la morte. In napoletano si dice uschiatta mort. No, ma lì c'era la cosa che a un certo punto credo che gli simulano la morte, lo fanno addormentare perché era talmente avaro, se ricordo bene. Però è una battuta che lui ha fatto in tanti film, insomma. Quindi, però in questo in particolare mi ricordo che era avarissimo e mi pare che lo addormentano, così lo portano in un luogo che sembrava l'inferno, poi in realtà era tutta una simulazione. Però più o meno, insomma. Quindi il titolo non sono certo. Si arrende. Sì, il titolo adesso non mi ricordo se era Totò all'inferno o qual era, insomma. Gli altri come allora, sono? Dimmi tutto. Questa è corretta. È corretta. Il titolo è Gli Onorevoli. Gli Onorevoli. E Antonio La Trippa è il personaggio. Questa pure, Totò Peppino e la mala femmina. Certo. È corretta. Sono sicuro di questo. Questo è Totò Truffa, non Totò Truffa. 62. 62. Vedi che lo sapevo, adesso ho cercato di essere più corto. E poi Macaroni ha votato e io ti distruggo, è un americano a Roma ed è corretta. E beh, quindi siamo 4 su 5. Quello non mi ricordo esattamente, ditemi il titolo, 4 su 5 sono promosso. Quello di E io pago e 47 morto che parlo. 47 morto che parlo, ho detto Totò all'inferno, ma insomma gli c'ero andato vicino. Beh, 4 su 5 ragazzi, me lo merito, un applauso insomma. No? Se fosse stato un esame scolastico mi avrebbero promosso, credo. Allora, ti dico, la professore, le ridò la matita. Mi riaccomodo, me la so cavata, insomma. E adesso? Ah.